Un altro venerdì di sangue, un'altra fermata dell'autobus di un quartiere ultraortodosso presa di mira nell'ora di punta, poco dopo mezzogiorno. Nessuna bomba questa volta a Ramot, periferia di Gerusalemme, ma un'auto lanciata in corsa contro famiglie pronte per iniziare lo Shabbat. Un bimbo di 6 anni e un giovane di 20 sono morti, un altro ragazzino di 8 anni è in gravi condizioni, stabili quelle degli altri 4 feriti. Alla guida dell'auto c'era un palestinese di 31 anni di Gerusalemme Est, ucciso nell'abitacolo da un poliziotto non in servizio ma armato che si trovava lì per caso. Poco dopo sul posto è arrivato anche Ben-Gvir, ministro della retorica incendiaria della pubblica sicurezza, che ha ordinato l'immediata demolizione della casa del terrorista. Ribadendo di volere la pena di morte per gli autori degli attentati, ha annunciato che domenica darà il via a una nuova e più estesa operazione di polizia a Gerusalemme Est. Da qui proveniva anche l'autore della strage in sinagoga di 2 settimane fa. I bulldozer israeliani hanno però distrutto nei giorni scorsi solo la sua casa, ma anche diverse altre costruite, secondo le autorità israeliane, senza permesso. Demolizioni e arresti di massa che fanno salire la tensione non solo a Gerusalemme. Dopo Nablus e Jenin, teatro da mesi di sanguinosi scontri a fuoco tra miliziani palestinesi e l'esercito israeliano, sono stati uccisi 5 palestinesi anche nella solitamente tranquilla Gerico, un commando, secondo l'autorità di Tel Aviv, affiliato alle brigate combattenti di Hamas.